Buonasera. Benvenuti al Giardino Monumentale di Valsanzibio, al secondo incontro di storia veneta in villa. Vi ringrazio per essere qui oggi in una giornata di pioggia, ma la vista è fantastica. Adesso si apre questo raggio di sole. Dopo la tappa vicentina di Villa Rezzonico, il nostro viaggio nel tempo continua in provincia di Padova. Giuseppe Mazzotti scriveva: le ville venete non sono ambiente nel paesaggio, ma sono parte di esso, quasi come forme naturali del luogo in cui sorgono. Lascio ora la parola all'esperto Giuseppe Rallo, architetto direttore presso la Soprintendenza dei Beni Architettonici Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, già direttore del Museo Nazionale di Villa Pisania Stra, è responsabile scientifico di Master, docente di corsi di restauro del giardino storico presso il Ministero della Cultura e presso università italiane e straniere. È autore di numerosi restauri di architetture e di giardini storici nel nord Italia, di saggi e volumi sullo studio del paesaggio storico, del giardino e della loro tutela e valorizzazione. Raccomando a tutti di leggere Paesaggi di Villa, che ha scritto insieme a Cunico, professoressa Cunico, e Margherita Azzi Vicentini. Ringrazio l'architetto Giuseppe Rallo della collaborazione di questa iniziativa e gli do la parola. Grazie. Buonasera e benvenuti, grazie per essere venuti sfidando le intemperie. E non nascondo che quando ho visto il posto dove dovevo parlare mi sono un attimo intimidito, perché, come dire, avere dietro una scena del genere non capita assolutamente tutti i giorni. Una scena è un giardino per il quale dobbiamo assolutamente ringraziare, e io lo faccio veramente in maniera sentita, la famiglia Pizzoni Ardemani e Armando in particolare, che lo sta seguendo in maniera attiva, con grande passione, perché se oggi possiamo godere di beni, di luoghi come questo, lo si deve al lavoro, alla dedizione, alla tenacia che richiede il mantenimento di un giardino del genere. E posso dirlo, perché da funzionario ho tenuto in piedi un giardino di 14 ettari, e sapere che ci sono persone come lui che lo fanno, devo dire che si ha un po' la dimensione dello sforzo e l'importanza del lavoro che viene svolto. E oggi pomeriggio faremo un breve ragionamento, su uno degli aspetti che nella storia delle ville e dei giardini è stato un po' tenuto in secondo piano. Prima Aldo Rozzi Marin ha citato il nostro Giuseppe Mazzotti e lo stesso Michelangelo Muraro, che sono le due figure che attorno agli anni 50, 57, 58 del Novecento hanno aperto questo filone di studi e di attenzione attorno alla villa, e non hanno mancato di accennare all'importanza della relazione col paesaggio. Noi però vogliamo fare un passo in avanti. E partiamo da un fatto, da una consapevolezza, che il fenomeno che Michelangelo Muraro definì civiltà delle ville venete, per il numero delle ville, la durata del fenomeno, partiamo alla metà del 400 per arrivare, direi, alla seconda metà dell'Ottocento, con varie vicissitudini politiche, cultura, e con un cambio forte agli inizi dell'Ottocento, come sapete tutti, per la caduta della Serenissima, eccetera, eccetera. Per la distribuzione delle ville, per il come si sono distribuite in un ambito territoriale molto vasto, tutto il Veneto, la zona che arriva quasi a Brescia, il Friuli,
E non ultimo perché, diciamo, la qualità architettonica, paesaggistica dei giardini e direi anche paesaggistica in senso più ampio, è tale che ne fa un primo paesaggio politico progettato, diciamo pianificato da un centro di potere che era la Serenissima. È un paesaggio moderno perché è il risultato non solo di un progetto politico che nasce a Venezia e che investe poi anche realtà come diciamo tutto il territorio regionale, ma anche famiglie di Padova, di Treviso, quindi si esporta quasi un modo di pensare al territorio, ma al tempo stesso è un paesaggio moderno perché è supportato da realizzazioni infrastrutturali, dalle strade all'acqua, la bonifica delle paludi e diciamo l'incremento di quelli che erano gli elementi di supporto alla produzione agricola, che fanno sì che il fenomeno villa possa poi decollare nel Cinquecento, naturalmente non soltanto per questi aspetti politico-economici, ma anche per il maturare di tutta una serie di aspetti culturali, non ultimo, che ne so, la ristampa dei trattati di agricoltura latini, non ultimo Bembo, non ultimi gli Asolani, non ultimi Alvise Cornaro con lo suo elogio all'agricoltura, Domenico Gallo col suo trattato sull'architettura e sui giardini, cioè il fenomeno della villa è il risultato di un movimento di cultura, di gestione e di necessità di reinvestire il capitale veneziano e non solo veneziano, perché anche Padova fa la sua parte, anche l'aristocrazia o le famiglie importanti di Verona, di Vicenza, di Treviso come investono, sebbene la parte più cospicua dell'acquisto dei terreni, e naturalmente dei veneziani che acquistano a partire già dalla metà del 400 diciamo una quantità sempre crescente di aree che destinano all'agricoltura sia prima nei dintorni di Venezia e poi nel resto del paesaggio. Ma quello che noi nel resto della regione, quello di cui ci occuperemo in questa breve così chiacchierata che ci facciamo oggi pomeriggio, è come si costruisce gradualmente questo paesaggio e come oggi ciò che rimane del paesaggio di villa può diventare elemento di partenza, di base, per una riqualificazione, per una, il futuro di ambiti importanti della regione, non soltanto da un punto di vista turistico e quindi della visita, ma anche per una qualità diversa del territorio che poi è qualità della vita, inevitabilmente. Per far ciò i veneziani fanno un'operazione molto importante, affidano l'incarico a due geografi, cartografi, che sono Cristoforo Sorte e Cristoforo Sabadino, che restituiscono il quadro della regione e permettono di avere, una conoscenza con strumenti nuovi per poter governare. La villa è un elemento di presidio del territorio, è un elemento di governo del territorio, ma è anche un luogo dell'abitare, e questo lo vedremo dopo. Cioè è un luogo dove si uniscono più aspetti: l'aspetto produttivo, l'aspetto del gioire di un luogo e di rappresentare la famiglia in quel luogo, e l'aspetto della vita quotidiana o comunque stagionale delle famiglie stesse. Una carta particolarmente interessante, lì la vedete meglio che qui, e in cui ci sono per esempio tutti i corsi d'acqua, c'è l'evidenziazione di quelli che erano l'orditura dei campi, in maniera non scientifica, non precisa, ma dà degli indizi su questi aspetti. Ma come possiamo, oggi, dopo
una stagione non felice di gestione del territorio, del paesaggio in particolare, come possiamo cercare di leggere il modo in cui le ville hanno costruito il paesaggio? Si può fare, diciamo, capendo una cosa di base, che ci sono dei grandi complessi che da soli hanno organizzato, primo, l'aspetto agricolo, secondo, le strutture idrauliche che erano indispensabili all'agricoltura, ma erano indispensabili al giardino, erano indispensabili alla produzione, cartiere, mulini, battiferro, cioè i grandi complessi quasi sempre, anzi direi sempre, avevano, diciamo, nei paraggi, avevano attorno una rete di elementi produttivi le cui relazioni disegnano, hanno disegnato con strade, con corsi d'acqua, hanno disegnato quel paesaggio e che diciamo sono quasi i capisaldi di una struttura territoriale che fa capo alla villa, che poi però ha questo, diciamo, piccolo piccolo è un grande complesso, un piccolo mondo che fa, e questi sono i grandi complessi, uno fra tutti, uno per tutti, il complesso di Villa Maninna Passariano, un grande complesso settecentesco di cui si conosce, che ho avuto modo di occuparmi questo inverno, si conosce solo la villa e il giardino, che ha bisogno di un po' di interventi, ma non si conosce la rete di elementi produttivi, la dimensione della tenuta dei Manin e quello che c'era a sud, dove arrivava un grande stradone, ma non era un elemento solo rappresentativo. Il grande stradone raggiungeva le paludi, dove c'erano strutture idrauliche, dove c'erano i mulini, dove c'era un'importante cartiera. Ecco, tutto ciò, a mio avviso, sì, sono elementi di conoscenza, bene, che ci fanno piacere, ma sono elementi importanti per ripensare il rapporto tra la villa e il territorio, per riprogettare sia la tutela del territorio stesso, ma anche il futuro di quei territori. Non sono solo elementi che appartengono ad una dimensione passata di tipo produttivo, contengono strade, corsi d'acqua, rogge, e contengono, diciamo, elementi che oggi fanno parte dell'equilibrio del territorio e che il non saperli, il non averli considerato in maniera adeguata ha portato purtroppo al loro abbandono e in parte anche alla loro cancellazione, in molte parti, come tutti voi sapete. Poi c'è un altro modo, oltre al grande complesso, e sono gli insiemi di villa, cioè ci sono dei gruppi, le ville si collocano perché i terreni vengono venduti in un certo modo, perché c'è una vicinanza con una città, Castelfranco, soprattutto naturalmente Venezia, gli esterni di Padova, gli esterni di Treviso, ma c'è in genere un elemento geografico forte che può essere un corso d'acqua, la riviera del Brenta, poi la vedremo velocemente, ma anche la strada del Terraglio che congiungeva Venezia a Treviso, ma anche il canale di battaglia, ma anche il sistema della Brentella, la Brentella che è un sistema irriguo che dà acqua a tutta una parte, diciamo, del Veneto che era a secco d'acqua per sua natura idrogeologica e che diventa elemento di attrazione per una serie di ville che insieme costituiscono un sistema di paesaggio, cioè un paesaggio organizzato sostanzialmente dalla presenza di un numero elevato di ville che con la loro presenza, le loro strutture, le strade, l'acqua, eccetera, alla fine danno una forma
vi cito e vi faccio vedere dopo la Riviera del Brenta, ma è quella che conoscete tutti, però ce ne sono altre, e questo è un altro modo di guardare a queste realtà, perché attraverso questa lente ancora una volta possiamo pensare a un futuro diverso per questi luoghi, diverso da come è stato fatto e pensato negli ultimi 40 anni. Infine ci sono un numero elevatissimo di ville piccole, medie, isolate, che in qualche modo costituiscono parte del territorio agricolo, che si sono collocate per altri motivi. La collocazione, e qui ricito la frase che prima Aldo ha detto, cioè le ville venete sono parte integrante del paesaggio, cioè non sono ambientate nel paesaggio, ne costituiscono parte integrante. Si sono, diciamo, hanno contribuito a formare il paesaggio, ma non soltanto con l'architettura, la rotonda in cima al colle, Villa Pisani a Bagnolo, cioè non soltanto da un punto di vista della bellezza, ma, come vi dico, da un punto di vista anche, diciamo, dell'organizzazione, del funzionamento, è il termine giusto, cioè del come può funzionare il paesaggio veneto. Senza di esse, dice Mazzotti, i parchi, i giardini, il paesaggio veneto, diciamo, sarebbe diverso, sarebbe, lui dice, quasi senza vita e senza storia. Non è proprio così, ma comunque le ville sono 3.782, quindi anche solo numericamente il ruolo che hanno è molto grosso, il ruolo che hanno avuto e che hanno ancora. Vi faccio vedere una slide di una carta militare di Anton von Zach del 1792, e siamo vicini a Mogliano, dove in un fazzoletto, diciamo, di terreno c'è un grande complesso dei Pesaro, scomparso nell'Ottocento, un palazzo tasca con quattro assi, altre ville minori, cioè, per farvi capire, in questa carta che ha una grafia che ci fa capire in maniera più veloce, diciamo, l'entità e il ruolo di queste ville nella organizzazione e conformazione del paesaggio. Ma l'altro aspetto è che, diciamo, fino a qualche anno, decennio fa, o qualche anno fa, diciamo, si sapeva e si guardava all'architettura della villa, dove naturalmente, come tutti sapete, ci sono stati grandi architetti. Ma attenzione, i grandi architetti, Palladio compreso, in maniera più sottotono rispetto per esempio a Scamozzi o rispetto al San Micheli, non hanno disegnato solo l'architettura della villa, hanno organizzato intanto lo spazio che era, diciamo, subito intorno alla villa, proprio perché quello faceva parte del progetto. Lo Scamozzi, nel suo trattato Idea universale dell'architettura del 1602, se non ricordo male, dà indicazioni molto precise sul giardino, su dove mettere la corte, su come devono essere fatte le cose, su che tipo di piante, sugli agrumi, cioè entra nel merito della complessità della villa. Ma c'è di più. In molti casi, sia Palladio che Scamozzi che altri, parlano anche dell'organizzazione del paesaggio. Una cosa per tutti, che dopo vedremo, lo stradone. Il primo che parla di uno stradone è Andrea Palladio, e dice che lui ne ha realizzato uno, vediamo se c'è qualcosa, vabbè, questo l'avevamo già visto, e lui dice ne ha realizzato uno per la villa dei Tiene, se non ricordo male, ed è un elemento nuovo, cioè è un elemento particolarmente visibile dell'organizzazione generale che segna il territorio e in alcuni casi arriva fino a noi. Come vi dicevo, non bisogna però mai dimenticare che sì, la villa è il presidio del territorio, ma è anche un luogo dell'abitare, ed è per questo che vi si concentrano non soltanto strutture produttive, ma anche tutta una serie di aspetti del buon vivere, dell'ozium, prima letterario, poi di rappresentazione della grandiosità della famiglia tra 6 e 700, cioè la villa unisce cose, aspetti diversi, ed è per questo
che è, diciamo, elemento importante per la identificazione. E fino ad oggi è stato molto studiato il rapporto, diciamo, figurativo tra villa e paesaggio, come la villa si inserisce da un punto di vista paesaggistico, la bellezza, come il paesaggio si vede dalla villa, perfetto, Palladio, Villa dei Vescovi a Luvigliano, piuttosto che una serie di ville, la villa a Roncade, piuttosto che una serie di ville dove questa interazione è stata studiata, vista e interpretata da più e più storici. Ma a me, ma io dico non solo a me, a tanti ormai interessa un altro aspetto. Interessa capire come queste ville funzionavano per poter cercare quanto rimane dell'organizzazione generale. C'è stato un lavoro interessante che abbiamo fatto con la Fondazione Benetton, un laboratorio per Villa Farsette a Santa Maria di Sala, dove abbiamo analizzato il territorio circostante e il rapporto che la villa dell'abate Farsetti, una grande villa scenografica costruita sull'amore per l'archeologia, ma che poi in realtà aveva anche relazioni produttive con la parte antistante e con la parte retrostante, per scoprire che fino al 1944 e ancora fino al 1955 la struttura del paesaggio agricolo veneto era quasi identica a quella dell'Ottocento rappresentata e raffigurata dal catasto napoleonico. E per dirvi, nella centuriazione, siamo a Santa Maria di Sala, provincia di Venezia, centuriazione tra Mirano e Padova, e gli assi della centuriazione erano interamente alberati, quindi erano grandi alberate che attraversavano la campagna. Di queste alberate non è rimasto assolutamente nulla. La campagna era un vero grande giardino, era un giardino fatto della piantata, dove c'era un giardino non in senso, diciamo, tradizionale, ma in senso produttivo, dove però i viaggiatori del 5, del 600, del 700 hanno raccontato della bellezza del paesaggio veneto, che è arrivata fino agli anni 50 del Novecento. E questo studio ha permesso un confronto poi con la situazione attuale. E qualcuno potrebbe dire, beh, è tutto perduto. Non è così. Non è affatto così. Nelle pieghe di questo sviluppo, che, come dicevamo prima con Alberto Passi, è stato un po' giocoforza della storia d'Italia nel secondo dopoguerra, una storia in cui c'erano delle esigenze economiche e di riscatto da una povertà veramente grandi, per cui veramente pochi si occupavano dei valori che il paesaggio aveva, perché dovevamo pensare ad altro. Ma nonostante tutto ciò, per esempio a Santa Maria di Sala c'è ancora un corso d'acqua a sud e un corso d'acqua a nord, dentro cui si imposta e vive la villa Farsetti, che, diciamo, può diventare spunto per un progetto di riqualificazione non solo della villa, dentro la villa, dentro il giardino, ma anche fuori attraverso un ripensamento dell'agricoltura. L'agricoltura è un veicolo, come lo è stato nel Cinquecento. Oggi l'agricoltura offre, diciamo, in mezzo a mille difficoltà, è chiaro che ci sono delle difficoltà, ma offre la possibilità di ripensare la produzione alimentare, che si può legare a quello che è la qualità della nostra, diciamo, gastronomia, dei nostri vini. Cioè c'è un settore che può in qualche modo tornare indietro, farci andare avanti senza perdere quello che c'è ancora di questo immenso patrimonio paesaggistico che le ville avevano e ci hanno donato. Questo è un raffronto tra le flotte aeree, e questa è una piccola schematizzazione, per esempio, della ricchezza di elementi idraulici, quindi le canaline, le rogge. Voi siete veneti, le conoscete meglio di me, che sono siciliano, dove di acqua ce n'è molto poca, ed è
ed era custodita, anche lì non più custodita in maniera non gelosa, ma di più, pensata a tutta la cultura araba e a quello che costituisce per l'agricoltura siciliana. Qui c'è invece una diffusione perché serviva alla coltivazione, c'è un ritmo che segue la geometria della centuriazione che scompare in parte negli anni Ottanta e ancora di più dopo, ma per fortuna poi si scopre che in qualche caso ci sono altri casi drammatici, ma non ne voglio neanche parlare. E tutto nasce con Mazzotti, l'attenzione alle ville nasce con Mazzotti e Muraro, con una grande mostra sulle ville venete del 57, credo, che poi va a Parigi, va a Londra e poi va a New York e in qualche modo dà alle nostre ville un risalto internazionale. Delle ville venete solo gli inglesi e gli americani conoscevano Palladio, fine. Il resto non era annoverato perché, come dire, non aveva quell'appeal che invece le ville del grande architetto Palladio hanno avuto in Inghilterra. E alcuni dati, questo è uno studio fatto da un collega, Tiziano Tempesta, che ha messo insieme una serie di dati. Le ville sono 3.782 e di vincolate, di non tutelate ce ne sono 1.974, cioè più della metà delle ville non è sottoposta a tutela, che diciamo laddove c'è o laddove ci fosse una cultura diffusa del valore di questo patrimonio, il vincolo non serve, assolutamente non serve. Se voi andate in Francia e in Inghilterra e diciamo osservate la relazione tra la gente, i proprietari, ma anche la gente comune, ma anche chi non è proprietario, e il paesaggio e le grandi tenute delle ville inglesi che io amo particolarmente, cioè capiremo che più che oltre al vincolo, che in certi casi è stato sostanziale, però, e poi vi faccio vedere uno, in certi casi è stato assolutamente sostanziale, oltre al vincolo o prima del vincolo è necessario costruire una coscienza collettiva e di apprezzamento, di rispetto, di qualità della vita. Cioè noi abbiamo bisogno di far capire alla nostra gente che questa che è dietro di me, che mi ha un po' intimidito, è qualità della vita. Cioè il poter fare oggi un incontro qui per me è un fatto, diciamo, che aggiunge un valore straordinario a una chiacchierata che se l'avessimo fatto in una delle tante stanze degli uffici di un ente qualsiasi, non avrebbe avuto la stessa, diciamo, entità. Prima vi ho parlato della Riviera del Brenta, vi tratteggio brevemente, tra l'altro non sono colto l'orologio e non so che è, per cui rischio di annoiarmi troppo. No, e vi stavo dicendo, è un caso che non ve lo voglio raccontare, vi voglio far vedere, diciamo, queste tre grandi categorie che possono aiutare, come dire, a gestire il paesaggio veneto. E la Riviera del Brenta la conoscete tutti, sequenza di ville che comincia a metà 400, poi c'è il nostro grande Palladio che farà malcontente, e dopo di lui c'è un incremento, diciamo, numerico di attenzione delle famiglie veneziane, fanno a gara per costruire una villa lì. Ma che cosa succede? Lì è l'affaccio sul naviglio, che è l'elemento preponderante, che viene raccontato, che viene canaletto, che viene in qualche modo illustrato dai viaggiatori e così via. Ma tutti quanti, gli storici e poi i pianificatori, si dimenticano che questo paesaggio delle ville affacciate sul fiume ha un retro, che è la parte agricola, che era delle ville. Non erano grandi tenute, perché ce n'erano tante,
erano tenute abbastanza piccole, ma erano organizzate in relazione sia a un sistema viario che a un sistema idraulico che veniva dal Rio della Tertola, che è quello che vi sto segnando qui al nord. Cioè, la Riviera del Brenta è fatta da tre cose: dalle ville, ok, dalle sponde del canale e dalla campagna che si affaccia ogni tanto lungo il naviglio stesso. Guai a dimenticare uno dei tre elementi, perché perderemmo la coerenza del paesaggio, perderemmo il vero valore di quel paesaggio. Questa è un'altra pianta del 1767, dove vedete che c'è un'orditura, c'è una direzionalità. Il Fonzac, ancora una volta, se lo leggete, vi fa capire che c'è una direzionalità a nord e ce n'è un'altra a sud, dove peraltro molte ville, diciamo, avevano i territori, perché le ville sono da entrambi le sponde. Oggi ci sono ancora, diciamo, casi veramente belli, come la villa Valmarana Mira, che aveva uno stradone che si addentrava nella campagna. Anche qui, insomma, la villa Tito Velluti, che ancora ha una campagna dietro coltivata. La villa Fini, purtroppo distrutta nel 1918 da un grande temporale, e così via. Ci sono complessi come la villa Barbarigo Pisani, con un parco ottocentesco di grande valore, e c'è la grande villa Pisani. Ma nonostante tutto ciò, negli anni 50 si cominciano a lottizzare i broli delle ville. I broli, sapete cosa sono, vi siete tutti veneti. Si cominciano a questa è la villa, non mi ricordo il nome, il cui brolo era questo. Viene lottizzato, c'è una aggressione alla Riviera del Brenta e in quel caso viene fatto un primo vincolo storico, è un vincolo del 58, che per la prima volta, con la legge 1497 del 39, individua un'intera area che è importante per l'insieme del paesaggio. È un fatto assolutamente straordinario. Capisco, diciamo, chi ha fatto il vincolo ha capito che non era da tutelare la singola villa, il singolo pezzo, ma era da mettere, diciamo, da prendere l'insieme, ma purtroppo i tempi non erano maturi, per cui ne viene tutelato solo 100 metri dalla sponda, perché non era stato mai capito che la Riviera del Brenta non è solo la sponda sull'acqua, è la sponda con la campagna retrostante. Questo è un prezzo che abbiamo pagato perché la campagna retrostante è stata fortemente alterata. Ci sono altri sistemi sull'acqua, il fiume Menna, e qui abbiamo il nostro Alberto Passi, con la grande villa Tiepolo Passi attaccata al Menna, dove nel tratto, in un breve tratto, prima che il Menna si sfoci nel Sile, ospita ben 7 ville, di cui una straordinaria per dimensioni, ma è straordinaria non solo perché è molto bella anche dentro, ma è straordinaria perché oggi conserva un sistema di paesaggio, grazie anche qui, grazie alla famiglia che in qualche modo ha tenuto insieme la proprietà e ha tenuto insieme segni che in molti altri casi, come il grande stradone a sud che è di 2,5 chilometri, che è stato conservato e oggi rappresenta, diciamo, un emblema importante di quell'area, non solo della villa, e tutto il paesaggio di quell'area che viene in qualche modo qualificato dalla presenza della villa, ma non solo, anche dello stradone e anche di, questa è l'immagine, adesso non ve le commento neanche, la vista da nord verso sud, ma anche da un sapiente sistema idraulico che il Conte Passi ha studiato, ha rilevato e in qualche modo fa ancora oggi funzionare, che non è, cioè anche lì, non è un affresco.
qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma a noi non ci interessa perché non è bello. Beh, è più che bello, è necessario, è indispensabile alla vita di un pezzo di territorio di dentro cui c'è la villa. È questo che deve essere capito oggi, cioè è questa, sono queste relazioni che devono essere, diciamo, capite e salvaguardate attraverso una politica attenta di investimento sul territorio agricolo. Poi l'acqua determina la presenza di una grande peschiera dietro la villa, la presenza della peschiera davanti che divide il giardino dallo stradone, eccetera, eccetera, eccetera. E non sto qui a raccontarvi. E anche qui c'è un vincolo. Questo per non proprio, per non, come dire, per dire un po' tutto, nel senso che oltre all'impegno c'è anche un'attenzione da parte delle istituzioni che hanno individuato, non mi ricordo in che anno, ma abbastanza recentemente, nel 1939 dal 39 in poi ci sono sempre i vincoli. Perfetto, quindi in qualche modo, diciamo, c'è un elemento. Lo stradone, dicevamo, e vado un po' più veloce perché credo che ci pensiamo. Lo stradone, che la villa Tiepolo Passi conserva, Leonello Pupi lo ha definito in un modo che io vi leggo perché sicuramente lo riesco a definirlo meglio di lui. Lui dice: è uno dei fuochi di un inevitabile processo di trasformazione territoriale e paesistica di cui la villa è il centro, ma che si estenderà alla tenuta, all'azienda, attraverso segni d'acqua e percorsi di cui lo stradone è l'elemento paesaggisticamente primario. È un elemento veneto, che non c'è solo in Veneto, ma che in Veneto, diciamo, probabilmente nasce. Vi ho riportato alcuni pezzi del Palladio, che cita Villatine, ne parla in maniera più dettagliata Vincenzo Scamozzi, quello è Villa Monga, credo in provincia di Verona, San Pietro in Cariano, provincia di Verona, dove lo stradone aveva degli alberi, lati, che alberi c'erano, era uno stradone inerbito, poi nell'Ottocento diventa uno stradone come spazio addirittura agricolo, cioè e c'è una serie di villa, adesso sarebbe troppo lungo perché di casi ce ne sono veramente tanti, e la Villa Marcello, uno stradone che arriva oggi fino qui ma che prima proseguiva e che ancora fortunatamente lo conserva, la Villa Garzoni a Ponte Casale, la Malcontenta che utilizza una strada preesistente che conduceva a un convento di Sant'Ilario che sta a sud e che diventa lo stradone del complesso alla fine del quale si crea un mercato. Cioè, capite che non stiamo parlando di un edificio, stiamo parlando di un sistema, di un complesso ampio, per non parlare dei casi in cui gli assi erano quattro, che andavano nelle quattro direzioni. Villa Sagredo a Marocco di Mogliano aveva quattro direzioni, il giardino era quadripartito, al centro c'era la villa. E per non parlare dei casi che poi nel Settecento, diciamo, prendono in prestito quella che è un po' la grammatica del giardino e della tenuta francese, del château francese, dove da un centro si diramano una serie di prospettive, di strade, e Sant'Anna Morosina è una, e la villa, il barcone poi quattro, ma volevo arrivare alla villa Manini che prima vi avevo citato, dove non c'è solo questo stradone qui, ma ci sono una serie di strade che congiungono la villa, che diventa il riferimento di un'ampia porzione di territorio. Lo porta a Codroipo, lo porta nelle paludi sotto, che sono qui, con le cartiere che sta in questo punto qui, e con le mulini, eccetera, e disegna un'ampia parte di territorio ancora esistente. E con la vista, con lo stradone in fondo, ecco uno schema che vi fa capire come le cose
Abbiamo parlato dello Stradone, brevemente vi faccio vedere un caso interessantissimo. Metà 400, Villa Grimani, Villa Guida, Quinto Grimani, spessa a Carmignano, una villa che è stata recentemente restaurata con un ciclo di affreschi 4-500 assolutamente straordinari, e che va a finire nel 1520 a Domenico Grimani, dove diciamo la villa viene realizzata e destinata alla produzione di panni, e dove c'è un percorso, c'è una roccia che si chiama lama, che attraversa, entra dentro il giardino, e questo è l'interno della villa, una villa veramente straordinaria, e va ad alimentare e a servire una casa all'interno dove venivano, diciamo, lama usata per la produzione di questi panni. La cosa interessante è ancora il catasto napoleonico, che fa vedere come questa roggia lama in realtà poi dopo diventa un elemento territoriale e alimenta e serve lo Stradone che sta davanti. Ecco, ancora esiste, nessuno ne aveva capito il valore, fortunatamente diciamo è stato capito il ruolo attraverso la ricerca storica, e la roggia lama come elemento a sé è stato considerato di interesse storico, paesaggistico, in relazione alla villa. Devo andare avanti perché mi sa che sono stato troppo generoso o troppo verboso, e per farvi vedere un caso che conoscete tutti e farvi capire come l'insieme delle due cose, cioè l'aspetto della bellezza e l'aspetto della struttura, dell'organizzazione, ci sono dei casi in cui, come Villa Barbara Maser e come abbiamo visto a Villa Passi, ma se ne stanno scoprendo degli altri, basta studiare e guardare con un occhio diverso. Villa Barbara Maser e il Palladio che tutti conoscete, con una organizzazione che tiene conto della presenza dell'acqua che sta dietro, e in alto c'è una vasca che alimenta il sistema idraulico della villa, passa il giardino, alimenta la fontana di Nettuno e va a servire lo spazio agricolo che c'è a sud. Questo è importante che si sia conservato. Oltre a questo, questa è la premessa per cui lo spazio agricolo ancora esiste, oltre alla volontà del Conte Cini, che nel 1964 ha chiesto un vincolo di tutta l'area. Ma è un vicolo monumentale, e ha fatto monumentale nel senso che ha considerato per la prima volta il paesaggio come monumento. Quindi è un vicolo rivoluzionario. Ed è, secondo me, anche grazie a ciò che siamo in presenza di una bellezza simile. Nel senso che il paesaggio davanti, il paesaggio ai lati, il paesaggio dietro, in qualche modo è arrivato a noi, organizzato, tenuto, coltivato, gestito, e sempre grazie di nuovo allo sforzo di privati. E una villa peraltro conosciuta solo per l'intervento di Palladio, perché poi dentro per esempio c'è un intervento di un grande architetto designer degli anni 50, e qui lavora negli anni 30, che è Tommaso Buzzi, un architetto che disegna dei vetri e che ha disegnato, diciamo, lo spazio antistante e retrostante alla villa. Quindi i valori si sommano. In queste ville bisogna cercare e capire, vedete il punto d'incontro tra lo Stradone a sud, che viene rappresentato per la prima volta nell'Ottocento, e l'ingresso alla villa segnato dalla fontana di Nettuno. Questo è il vincolo del 64. A questo si è unito un altro strumento che invece è un vincolo paesaggistico che guarda all'insieme, diciamo, e ai suoi valori. Io vi salto perché, come dire, il tema è lo stesso. Il meno ben conservato è il caso di Villa Ema Fanzolo, ma è un altro caso straordinario in cui questa relazione è una relazione visiva e strutturale, visiva e produttiva, visiva, ideologica, quindi diciamo frutto di un progetto, ma anche organizzativa. È una villa che conoscete tutti, straordinaria, ancora oggi in mano
a un illuminato francese, Mr. Gombol, che ho conosciuto ieri, che, vabbè, forse non dovrei dire, ma insomma, ha in mente dei progetti veramente interessanti, e non solo sulla villa, ma sul paesaggio della villa, che esiste ancora, è stato molto semplificato nello studio storico che trovate pubblicato nel libro che prima molto gentilmente Aldo Rossi Marina ha citato e che fa capire come era organizzata tutte le tenute degli Emo, eccetera, eccetera, e che fa capire anche come si è evoluto il giardino davanti alla villa, con la presenza di una peschiera, con la presenza di un circuito d'acqua che viene derivato dalla brentella, dalla roggia Barbarigo, si addentra dentro la proprietà degli Emo e poi serve la villa, alimenta la peschiera che è qui, e anche qui, come a Villa Barbaro, procede nella campagna. Voi capite che c'è un progetto, cioè c'è un progetto che sia di Palladio, io questo non lo posso dire anche perché Guido Beltramini mi ammazza, ma non lo so, ma non lo sa neanche lui, non lo sa nessuno, forse sì, forse un progetto dei proprietari, ma che comunque ci sia un pensiero dietro, un pensiero progettuale dietro l'organizzazione del paesaggio, è sicuramente, è certo. Io vado velocemente alla conclusione, vediamo se riesco a farvi vedere una cosa. Ecco, volevo, proprio per onorare il luogo, farvi vedere semplicemente, non trovo più la presentazione, scusatemi, sono un attimo, l'età in questi casi fa, come dire, si manifesta. Eccola là, per mezzo presentazione, vista, eccola, è diverso. No, perché tutte... Voi avete visto oggi pomeriggio il giardino, sicuramente è, come dire, una creazione straordinaria della famiglia Barbarigo, ma sarebbe anche interessante indagare e capire che, e vi è stato sicuramente raccontato da Armando e scritto da altri, che la natura di questo giardino, la natura d'acqua di questo giardino è legata al fatto che qui c'era prima un lago, piccolo lago, il lago di Val San Zibio, cioè era un luogo, di è una conca dove si raccoglie l'acqua e l'acqua è diventata la matrice di questo giardino. Il rapporto col paesaggio non è solo un rapporto estetico, è un rapporto sostanziale, perché nessuno può costruire un giardino d'acqua dove l'acqua non c'è, ed è questo che dobbiamo capire. E tra parentesi, per esempio, qualcuno dimentica che la strada con cipressi che c'è dietro la villa ospitava un ruscello all'interno che alimentava i due ninfei che si trovano alla base dell'emiciclo e poi entrava nella villa. E questa dei beni inculti, una delle tante mappe preziose dei beni inculti, fa vedere come l'acqua transitava nel territorio e a seguito di una supplica, cioè di una richiesta di fornitura ulteriore d'acqua, viene raffigurato l'intero sistema. Credo che anche questa sia pubblicata. Il miracolo che vedete dietro, cioè questa integrità del paesaggio, che è un elemento prezioso per la bellezza di questo giardino, è anche frutto della storia della proprietà, perché c'è un momento in cui i Martinengo possiedono questa planimetria che vedete, hanno tutte queste proprietà, e c'è un momento in cui tutta quest'area viene dichiarata di interesse paesaggistico. Voi direte, beh, lei sta insistendo un po' troppo sui vincoli. No, io voglio solo far capire che ci sono dei casi
Ci sono degli strumenti che la legge italiana, una delle più progredite nel 39, tenete presente che noi in Europa nel 500 siamo i primi a parlare di tutela. C'è una bolla di Leone X ispirata da Raffaello che per la prima volta parla di salvaguardia di elementi di archeologia, naturalmente a Roma. E la nostra legislazione del 39 è una tra le più avanzate. Cioè ci sono degli strumenti che vanno usati non come elementi di coercizione, ma come elementi anche di coercizione, laddove non si vuol sentire. È il caso di Villa Emo, avrebbe un episodio interessante di una cava che volevano realizzare davanti alla campagna della villa e che è stata bloccata grazie al vicolo. Però, vi dicevo, per chiudere, il vicolo serve da elemento di supporto per delle politiche di gestione e di tutela. Il vicolo da solo non può fare molto. Può impedire i disastri, ma fino a un certo punto, perché in assenza di gestione, in assenza di lungimiranza, programmatori, in assenza di progetto, perché vi ho detto all'inizio, le ville vendite sono frutto di un progetto politico della Serenissima. In assenza di un progetto politico non c'è vincolo che tenga e non ci sono, diciamo, risultati che tengano facilmente raggiungibili. Vi ringrazio per essere rimasti fino ad adesso e diciamo abbiamo ancora moltissimo da imparare dalle nostre vite, soprattutto se si amplia il punto di vista. Grazie. Dopo questa brillante presentazione, voglio ringraziare il professor Rallo, architetto direttore della sovrintendenza, per il contenuto, per la sua disponibilità a essere venuto, ma soprattutto per il concetto, il paesaggio come monumento. Credo che chi si occupa di ville questo concetto lo senta a cuore e vedere da Giuseppe questi pensieri ci muove tutti quanti a riflettere in molti sensi. Concludo ringraziando chi permette questa iniziativa, Servizio Veneta Video, che è sempre presente con i suoi bellissimi video di promozione, la dottoressa Naturcato per la cura dell'organizzazione degli eventi, ma oltre le ville ospitanti e i relatori anche quelli che hanno dato il patrocinio all'iniziativa, il Ministero della Cultura, la Regione del Veneto, l'Istituto Regionale Ville Venete, l'Associazione Ville Venete, abbiamo il Past President Alberto Passi con noi, l'Associazione AZI, il CISA, il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio e l'Associazione Nobiliare Regionale Veneta. E ringrazio voi per la presenza e prima di concludere invito Luciano Sandonà, presidente della prima commissione del Consiglio regionale del Veneto che si occupa di affari istituzionali. Il consigliere regionale Sandonà lo conosciamo da tempo perché è sempre stato vicino alle iniziative delle comunità venete all'estero. È stato in Cile, è stato varie volte in Rio Grande do Sul, in Brasile e quindi ringrazio il consigliere per essere presente e per il saluto. Grazie Aldo. Beh, è difficile parlare dopo una relazione come quella tenuta dal professor Rallo, a cui faccio e rinnovo i complimenti che sono già stati fatti da Aldo Ruzzimarì. Chiaramente le ville venete, l'insieme delle ville venete e di quello che è stato il sistema delle ville venete rappresenta uno dei nostri punti di forza e deve essere maggiormente valorizzato e sto pensando anche in ottica turistica
a questo tema, ne abbiamo già parlato in un incontro l'anno scorso, con sempre organizzato dall'Associazione Eventi nel Mondo e da Aldo Gozzimarina, a cui faccio i miei complimenti. Questo sta diventando anche un incontro annuale sul tema della conoscenza della nostra storia tramite le ville, tramite il paesaggio, e credo diventerà un appuntamento fisso anche per i prossimi anni. Concludo portando naturalmente i saluti del Presidente Luca Zaia, che la Regione Veneto ha patrocinato e sostenuto questa iniziativa, e facendo i complimenti ancora una volta al Professor Rallo per questa brillantissima, direi, esposizione. Grazie e buona serata. Prossimo giovedì ci troviamo a Villa Rizzardi a Verona con il professor Edoardo Demo, che affronterà l'argomento di villa e economia. Grazie e buona serata a tutti.